Cari amici borgaresi, è partito il conto alla rovescia per il grande carnevale borgarese edizione 2019, un'edizione interamente migliorata rispetto alla prima dell'anno scorso. Qui si spera che ci sia una folta partecipazione della popolazione borgarese. Qui con noi abbiamo Tommaso Villani, presidente della Proloco, con cui ci presenta il programma di quest'anno. Il programma di quest'anno, come lei ha già anticipato, sarà ricco di sorprese. E abbiamo avuto uno scoop, anzi un colpo da maestro, è quello che, come si suol dire in termini calcistici, il colpo in canna, e siamo riusciti a portarlo. Abbiamo quest'anno con noi alla sfilata del carnevale che si terrà a Borgaro il 31 marzo dalle 14.30 alle 18, alle 18.30, quello di avere con noi il gruppo Pifferi e Tamburri Baio d'Ora, che tutti conoscono, e siamo orgogliosi di averli qui a Borgaro. Devo dire che c'è stato da parte loro la volontà di venire a Borgaro, e per noi è stato un piacere scritturarli e farli venire a Borgaro. Questo è, come vi dicevo, è il colpo finale, però abbiamo, come l'anno scorso, una decina, forse anche di più, di carri. Cambierà il percorso che l'anno scorso avevamo era troppo lungo e ha fatto sì che o si partiva al mattino, ma cosa che non era possibile partire al mattino, e allora quest'anno l'abbiamo ridotto, ma con non trascurando il centro storico, la città in cui si vive. Come tutti sanno, il carnevale tutto lo vorrebbero sotto casa, ma non è così possibile. Si fa laddove è possibile, laddove i carri possono camminare, dove possono viaggiare e dove ci possa essere il grande afflusso di gente. Lei diceva che si aspetta un carnevale numeroso. Beh, non dimentichiamo che l'anno scorso si chiamava la Primavera in Maschera, quest'anno si chiama Gran Carnevale, ma è la continuità di Primavera in Maschera, che ha avuto un grande successo. Come abbiamo detto l'anno scorso, erano anni che non si facesse il carnevale con i carri, noi ci siamo riusciti, quest'anno grazie anche all'amministrazione comunale che ci è vicina, e speriamo che le associazioni del territorio rispondano, perché l'anno scorso non c'è stata una grande risposta. Bene, Tommaso, allora non ci resta che augurare a tutti i concittadini borgaresi un buon carnevale, e diamo soltanto gli orari per il 31 marzo. Gli orari sono dalle 14.30, partenza da Via Italia, là dove c'è il nostro polo centro culturale che si chiama Cascina Nuova, e parte da lì, si dislocherà in Via Italia, Via Gramsci, poi entrerà nelle viscere del centro storico, continuerà per Via Caselle fino ad arrivare poi in Piazza della Repubblica, dove abbiamo omesso di dire che lì ci sarà il gran finale, dove ci saranno balli, maschere e animazione. Partecipate numerose, è un bel carnevale, sarà sicuramente ancora più bello dell'anno scorso, con carri nuovi, personaggi nuovi, e un ringraziamento a quelli che hanno partecipato l'anno scorso, e un vivo ringraziamento a quelli che parteciperanno quest'anno, e ci saranno anche le maschere di tutti i comuni come hanno partecipato. Voglio dire un grazie ai nostri personaggi storici della città di Borgaro, che sono il Cucumbrera e la Cucumbrera, che sono anni che partecipano, e richiesta da parte loro, e qui lancio un appello ai borgaresi, quello che noi nei prossimi mesi pensiamo di fare attraverso la scuola, un passaggio che sarà quello di andare a individuare e far crescere il Cucumbrera, la Cucumbrera, che
per il futuro saranno le maschere della città. E li vogliamo bene, non sono eterne, speriamo che per i prossimi 10 anni continuino ancora ad esserci al carnevale, ma come ci hanno chiesto loro, facciamo crescere una bella nidiata dei nuovi cucumbre e cucumbrera che saranno il futuro di questa città. Grazie. Bene, Tommaso, non ci resta che augurare a tutti i borgheresi un buon carnevale. Buon carnevale a tutti, divertitevi e divertiamoci.